Oggi è il 18 dicembre 2014, siamo nello spazio di Torino Medica dedicato alle video interviste. Con noi c'è il segretario uscente Ivana Garione, che ci parlerà dell'ultima tornata elettorale, i seggi aperti dal 13 al 15 di dicembre, quindi della scorsa settimana. Con operazioni di spoglio che si sono concluse il 16, quindi martedì 16, e una piccola giustificazione del fatto che abbia gli occhiali da sole, che non è una svolta, diciamo così, golpista cilena che mi riguarda, ma semplicemente ho un piccolo problema e mi dà fastidio la luce. Allora, dottoressa Ivana Garione, queste lezioni come sono andate? È soddisfatta dell'operazione appena conclusa? Beh, ci sono stati dei fatti molto positivi in questa lezione. Il primo, penso il fatto che abbiamo potuto farle nella nostra sede, nel villino ristrutturato. 3 anni fa l'avevamo fatta anche qui in Corso Franciaotto, ma avevamo dovuto usare le sale della ex carrozzeria, perché questo villino era ancora da finire, insomma c'erano ancora i muratori, era parecchio da finire. E quindi finalmente abbiamo potuto farle in questa sede ed è stato anche molto più comodo sia per le dipendenti che stavano in un locale caldo, che invece nelle sala carrozzeria non è che fossero esposte ai 420, ma la porta si apriva, eccetera. Quindi, e sia per no, per chi ha fatto propaganda elettorale, che eravamo fuori in cortile, avevamo messo i gazebo, ma certamente è stato molto più comodo farle qui sotto al pian terreno, mentre invece le operazioni di voto sono state fatte al primo piano, cioè il seggio era messo poi al primo piano. Quindi questo è stato un fatto importante. Secondo fatto positivo riguarda, diciamo, la lista vincente, che poi è la mia lista, la quale ha dimostrato una grande compattezza. Infatti tra il primo classificato ovviamente è stato il nostro capolista, il dottor Giustetto. Comunque dal secondo classificato all'ultimo c'è stata una differenza di circa un centinaio di voti, e questo ha dimostrato che noi abbiamo così invitato a votare per tutta quanta la lista senza particolari particolarismi, e questo è importante, no? Quindi dimostra quanto siamo compatti, quanto andiamo d'accordo. Sì, il Il clima visto clima è stato fa molto, anche molto molto sereno. sereno, anzi a un certo punto anche festoso, nel senso che c'erano colleghi che magari non si vedevano da anni, si sono incontrati qui, quindi è anche, diciamo, il clima con la lista concorrente è stato buono. Anzi, io devo veramente fare i complimenti al dottor Cozza, che è stato qui praticamente dal mattino alla sera. Le elezioni si svolgevano dalle 8:30 del mattino alle 22:30, e lui è stato non presente forse per pochissimo, no? Quindi dimostrando con questo veramente un grande attaccamento, una grande determinazione. Questo gli fa molto onore. E con lui anche gli altri, il dottor Ragonesi, che è quello che ho visto di più presente per la propaganda elettorale. Quindi veramente i complimenti alla lista avversaria, cosiddetta avversaria, poi siamo tutti medici naturalmente, diciamo. E quindi, beh, certo che poi c'è stata una vittoria, direi, netta praticamente del consiglio uscente, no? Perché la lista di cui facevo parte era in gran parte formata da consigliere uscente con alcune novità.
Quindi credo che si sia veramente stata un'elezione serena, tranquilla, come del resto deve essere, tra colleghi. Si è raggiunto il quorum, non ci sono stati Ecco, questo, patemi adesso per lei sta la. toccando il punto effettivamente negativo. Purtroppo l'affluenza al voto è stata più bassa rispetto a 3 anni fa. Si è raggiunto il quorum solo in terza giornata, nel pomeriggio avanzato, e dopodiché, vabbè, si è superato abbondantemente, per carità, però certo un'affluenza decisamente di circa 700-750 persone in meno rispetto a 3 anni fa. E questo direi che non è un aspetto certamente negativo, perché più si è votati da un numero maggiore di persone, di medici, e ovviamente è meglio. Però questo è, evidentemente la nostra ente non viene così, soffre di cioè viene identificato, viene accomunato ad altre In maniera impropria, istituzioni, tra in l'altra, maniera del tutto impropria, quest'altra perché cosa. ovviamente noi non sono le elezioni Sì. amministrative o politiche, insomma. È un problema che riguarda anche altri ordini come il mio, anche l'ordine dei giornalisti vede sempre una Sì. partecipazione al voto e alle assemblee generali Più, sempre sempre più minore, il ridotta. trend è in La diminuzione. stessa cosa è successo, mi è stato riferito, per combinazione, proprio in questi 3 giorni si svolgevano le elezioni del Collegio degli Anche gli infermieri, infermieri hanno avuto la e stessa gli infermieri diminuzione. anche loro hanno fatto fatica a raggiungere il quorum, a superarlo, quindi è un problema un po' Dopo generale. aver eretto le barricate, tra virgolette, ovviamente, per avere questa istituzione. E questa è la schizofrenia di questo momento storico che dura un po' Sì, da qualche anno. Cioè, chi non ha perché l'ordine lo vuole, poi una volta che ce l'ha, diciamo lo che snobba. sì, poi anche le critiche, che sono sempre benvenute quando sono critiche costruttive, devono, diciamo, chi vuole cambiare deve venire a votare, perché quello è un segno che tu partecipi, che poi puoi proporre dei cambiamenti. Insomma, se ti disinteressi, è difficile che puoi pensare che ci siano i cambiamenti che tu vorresti. Quindi Avere un'esperienza ordinistica come segretario dell'ordine di 6 anni, sì, no? di 6 anni. Che cosa secondo lei si potrebbe fare per cercare di invertire questa tendenza? L'ordine Certamente. di 3 anni, io sono testimone, è stato non una fucina, un vulcano di iniziative di tutti i tipi. C'è cioè, i corsi ECM, per esempio, organizzati dall'ordine, che provai da qui. Cioè, se non ricordo male, sono schedulati fino al 2017. Sì, infatti noi abbiamo richieste delle nostre sale di fare corsi fino al 2017. Quindi, Beh, coinvolgimento c'è stato anche proprio dal punto di vista operativo degli iscritti, cioè non è sì, che. in realtà non solo ci sono stati questi corsi che hanno fatto venire, essendo anche, oltretutto sono corsi gratuiti, molti colleghi iscritti, ma poi abbiamo sempre visto che ogni lunedì, in cui si fa l'esecutivo e si risponde alla posta, che la posta negli anni è andata aumentando, segno di un interessamento Certo. verso il nostro ordine. Come le iniziative Abbiamo culturali che sono state attivate. fatto molte iniziative culturali, rassegne letterarie, forum, Gente ce n'è sempre stata quant'altro. parecchia. Sì, ogni iniziativa ha sempre visto molte persone. Abbiamo creato anche questa commissione Giovani Medici, che ha lavorato molto, ha fatto su sua iniziativa, è nato il sito per lo sportello dei giovani medici sul sito web, che dà risposte in materie che per un giovane medico sono importanti: l'inizio della carriera, EMPAM, fisco, assicurazione, eccetera. Quindi pensavamo e pensiamo e siamo assolutamente certi di aver lavorato bene, di aver fatto del nostro meglio. Quindi questo, quindi ci aspettavamo certamente un
qualche maggiore interesse, visto che l'interesse c'era stato. Ma è proprio il fatto forse di votare che le persone di per sé... Si sconta questo clima di antipolitica esatto, si sconta un certo disinteresse proprio per il voto in sé, per esprimere la propria opinione. Anche l'elezione qualsiasi livello. Sì, cioè, però approfondiremo comunque questo aspetto tutti insieme, il nuovo consiglio certamente dedicherà una seduta a uno studio così più approfondito del voto e anche di che cosa si potrà fare nel futuro. Adesso io questa risposta non gliela so dare, certo. Non gliela so dare, perché più che dirle faremo sempre di più, però abbiamo fatto, e quindi non saprei proprio cosa si possa fare per far sì che nelle prossime elezioni si inverta la tendenza. Un bilancio, ma personale, proprio di comunicazione calda, non notarile, di cose fatte, di questi 6 anni passati veramente con tante ore nell'istituzione. Io sono testimone. Testimone. Lei è in effetti testimone, che mi ha visto molto spesso. Bilancio proprio un bilancio personale, straordinariamente positivo, insomma, un bilancio anche entusiasmante di queste attività che tra l'altro rimangono diciamo al di là di questi corsi, no, di alcune cose, certo molte attività ordinistiche forse non sono neanche ben conosciute. Un bilancio che io ho cercato di postare sull'accoglienza, sull'ascolto, insomma sul cercare di dare poi risposte, e quindi che è nella mia natura, perché io sono, diciamo, di natura coltivo relazioni, insomma sono molto orientata nella disponibilità verso le persone e quindi verso i colleghi. Quindi lo ritengo molto molto positivo, che le è piaciuta. Anche se devo sinceramente dire anche molto faticosa, perché ovviamente io non sono in pensione, lavoro, e quindi diciamo certe volte ho avuto qualche difficoltà a conciliare l'attività ordinistica con il lavoro, comunque superata, adesso sono molto contenta di questi 6 anni. Per quanto mi riguarda è stato positiva. Beh, possiamo concludere questa intervista con una constatazione che faccio io, ed è anche un valorizzare il suo ruolo qui dentro. Come sai, io le cose le dico chiaramente, anche a volte in maniera troppo cruda, questo è un difetto del mio carattere, considerato in genere un difetto del mio carattere. Però questa cosa proprio gliela voglio dire, che sia registrata. Cioè, lei ha dimostrato senso di appartenenza all'istituzione, sempre, ma la firma è il fatto che lei continuerà a frequentare quest'ordine da consigliero. Questa è veramente una cosa, forse è la cosa più bella che lei ha fatto. Grazie. Grazie a lei.